Se è la più venduta in assoluto su Amazon, ci sarà il motivo. E te lo spiego subito. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e non soffro della sindrome di acquisto compulsivo. Sono stato contattato dalla Donner per una recensione onesta e sincera di questa chitarra in stile Les Paul. Uno strumento incredibile per il rapporto qualità-prezzo. Parliamo infatti di una chitarra che si trova tra i 130 e i 140 euro, con custodia ed accessori. Probabilmente questa chitarra darà del filo da torcere alle famose Harley Benton o anche a delle Echo entry level. È la prima volta che provo una chitarra della Donner, una marca che conoscevo principalmente per gli accessori venduti online. La chitarra che ho ricevuto per questa recensione è in versione Sunburst con un binding color crema dal sapore molto vintage. È presente però anche in altre colorazioni che trovate sul sito. Ma vediamo l'unboxing. La chitarra arriva all'interno di un doppio imballo ben protetta da eventuali cadute accidentali che possono succedere durante il trasporto. Inoltre si trova all'interno della sua custodia morbida, ben protetta, un optional non da poco e che a volte chitarre ben più costose purtroppo non includono. All'interno inoltre troviamo il cavo jack per collegarla all'amplificatore, una tracolla in tessuto molto morbida e poi la chiave a brugola per regolare il truss rod. Nel caso si volesse fare una prima regolazione, un setup, abbassare l'action delle corde o semplicemente regolare il manico. Ed ecco qui la prima sorpresa, non ho dovuto fare assolutamente nulla. La chitarra infatti si presenta ben regolata, con un action secondo me ideale sia per il principiante sia per chi già suona, ben intonata e soprattutto ha un peso davvero contenuto. L'estetica della chitarra si ispira alla classica, alle Les Paul, con il corpo in tiglio massiccio, manico in acero canadese e tastiera in lauro. Il manico è avvitato e presenta 22 tasti. La rifinitura del manico è naturale, non è satinata e dà una bella sensazione di scorrevolezza. Il profilo del manico è a C, molto comodo, e i tasti sono in rame e nickel. Inoltre al tatto, lungo tutta la tastiera, non sento eventuali imperfezioni dei tasti lungo i bordi. Presenta due pickup humbucker al manico e al ponte della Donner, i 202S, ed un selettore a tre posizioni. La differenza principale che salta subito all'occhio rispetto ad una Les Paul è il posizionamento di questo selettore tra i due potenziometri di volume e di tono. Ricordiamo infatti che la Les Paul presenta il selettore sulla parte alta del corpo. E presenta la classica sfumatura Sunburst. Il retro, come possiamo vedere, è completamente nero. È molto bello anche il binding lungo tutta la chitarra. Il ponte ricorda il classico Tune-O-Matic, probabilmente uno dei sistemi più utilizzati in assoluto, mentre le meccaniche sono marcate Donner e sono delle meccaniche piuttosto economiche che però fanno egregiamente il loro dovere. Il capotasto è ovviamente in materiale plastico. I potenziometri del volume e del tono sembrano scorrere molto bene e muovendoli non presentano fruscii. Lo switch a tre posizioni svolge egregiamente il suo dovere, ma non presenta quella sensazione di solidità che presentano invece i due potenziometri, per cui utilizziamolo senza maltrattarlo. Notiamo anche come sul cartellino, oltre ad essere presente un prontuario con gli accordi più utilizzati, abbiamo anche un righello utilissimo per la regolazione dell'action della chitarra. E dopo aver detto questo, passiamo subito alla prova sul campo.
Veramente irrisoria. È possibile avere uno strumento, secondo me, perfetto sia per chi inizia ossia per chi già suona e ha voglia di un altro tipo di chitarra. Lo strumento infatti permette di suonare diversi generi, dal suono morbido ideale per il blues al suono ruvido ideale per il rock. Sono anche sicuro però che con un minimo di intervento, diciamo una mezz'oretta di lavoro che è possibile fare da soli senza avere particolari conoscenze tecniche, è possibile ulteriormente migliorare lo strumento. Ad esempio potremmo avvicinare alle corde i due pickup per avere un suono più aggressivo soprattutto nel distorto e avvicinarsi al modello a cui questa chitarra si ispira. So anche che al meglio non c'è mai fine, per cui se volete potete sostituire i pickup, potete sostituire il capotasto, potete sostituire le meccaniche, ma secondo me, considerando il rapporto qualità-prezzo, non ne vedo assolutamente la necessità. Potete acquistarla dal link che trovate in descrizione e sempre in descrizione vi invito a iscrivervi al loro gruppo Facebook, dove potete trovare numerosi vantaggi, tra cui delle periodiche offerte, ricevere assistenza sui loro prodotti e scambiare informazioni in tempo reale. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, cliccate mi piace, doppio mi piace, condividete il video con gli amici, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qui sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Noi ci vediamo la prossima settimana, ciao e buona musica!